Sono fuoco, spero di sì. Ciao a tutti, io sono sempre Alice. Non so esattamente come iniziare questo video e spero sentiate bene, vi chiedo come sempre scusa per il ronzio, ma è la ring light. Lo sfondo è un pelino diverso dal solito perché questo è ufficialmente l'ultimo video in questa stanza, in questa casa, e anche l'ultimo video del 2020, perché oggi appunto è il 31 dicembre 2020. Non lo so, volevo fare una cosa un po' particolare che per i più veterani del canale riprendesse un po' il video che ho fatto penso 2 anni fa, se non 3, ovvero un video di buoni propositi per l'anno nuovo. In questo video non ci saranno solo i buoni propositi per l'anno che verrà, quindi il 2021, ma volevo anche parlarvi di un paio di traguardi, obiettivi che ho raggiunto e che rivedendo questo video di 2-3 anni fa mi ha fatto capire quanto io stia andando avanti, anche se personalmente non mi sembra, cioè mi sembra di fare veramente piccoli piccoli passi, ma mi sono resa conto che da 3 anni a questa parte le cose sono totalmente cambiate, totalmente svoltate in meglio, e nulla, volevo un po' fare un recap di questi ultimi anni. Sicuramente il 2020 è stato un anno molto particolare per me, come un po' per tutti, e ha segnato un po' la fine di un capitolo, e in realtà ho sempre visto un po' soltanto la cosa negativa di ciò, ma in realtà ha portato anche all'apertura di un capitolo molto importante e che per me è un grande traguardo di cui sono veramente veramente fiera. A partire da questa casa, da questa stanza, motivo per cui sentite l'eco perché non ci sono i mobili, infatti qua c'è un pezzo del mio armadio, sto veramente parlando con gli ultimi mobili rimasti in questa stanza. La decisione di cambiare casa non è stata scelta, non è stata voluta almeno inizialmente, poi adesso siamo comunque contenti, proprio perché questa situazione del Covid ha aprile e maggio ho fatto in modo che la nostra casa venisse messa in vendita con noi dentro, dopo che i miei genitori sono qua all'interno di questa casa da più di 25 anni e ovviamente appunto è stata una scelta della persona che possiede il condominio. Ci siamo trovati di fronte alla scelta di dover comprare un appartamento molto costoso, che in un periodo come questo di adesso non era sicuramente le nostre corde, non era sicuramente le nostre possibilità, a dover cambiare totalmente vita, una nuova casa, un nuovo appartamento, che vabbè, per voi in realtà non cambierà molto, poi magari vi farò un breve house tour, perché abitiamo nello stesso palazzo, ma a 2 piani sopra, che appartengono a una persona diversa, che ci ha dato la possibilità non solo di avere questo appartamento, cioè non quello dove sono adesso, quello dove vivo in questo momento, ma anche un piccolo studio, una piccola mansarda, che sarà un po' il futuro del canale, dei miei social, un po' di tutto il mio mondo, del nostro mondo, mettiamola così, perché alla fine voi ne fate parte al 100%. Col Covid non soltanto la casa abbiamo perso, ma io ho perso anche il lavoro. E voi lo sapete, chi mi segue su Instagram lo sa, lavoravo da 2 anni da Lush e visto comunque la situazione per tutte le aziende in Italia, per tutti i lavori, si sono dovuti trovare di fronte alla scelta di lasciare a casa me e altre persone, almeno nel posto dove lavoro io, che è piccolino, però non ci stavano tutti, ok? Non era possibile tenere tutti. Lì un po' ammetto che mi è crollato il mondo addosso. Voi chiederete un po' perché. Perché da quando ho finito le superiori, chi lo sa, c'è qualcuno che lo sa, altri no, avevo deciso di fare l'università e la mia decisione all'inizio inizialmente era appunto fare medicina, di cui avevo fatto anche dei corsi preparatori, ero tutta affogata, per poi rendermi conto che non era la mia strada. Tra l'altro medicina è il motivo per cui avevo fatto lo scientifico, quindi figuratevi il tutto. E poi rendermi conto in quinta che forse lo scientifico non era la strada per me e che probabilmente io avrei voluto tantissimo studiare moda, vivere, mangiare, campare di moda, ma purtroppo non era nelle nostre possibilità a livello monetario. Al che mi sono detta, mi prendo almeno un anno sabbatico, ci penso, vedo,
E intanto lavoro. Ho lavorato per tanti anni in un ristorante come cameriera, poi ho trovato Lush, che era un po' il mio mondo, cioè mi sono subito trovata in simbiosi con tutto quello che è la mia etica, tutto quello che mi piace fare. E questo ha permesso anche che potessi continuare a lavorare sui social pagandomi tutto ciò che c'è dietro il lavoro sui social, che a me sembra niente, ma comunque i materiali per i video, anche solo l'attrezzatura con cui mi vedete registrare ha un costo. E io non ho mai voluto pesare sulle tasche dei miei genitori. E tra l'altro una cosa di cui forse, se non sbaglio, ho parlato anche nel primo Buoni Propositi di 3 anni fa, e io avevo appena finito quell'anno le superiori, forse lo stavo finendo quell'anno, probabilmente lo stavo finendo quell'anno. È stato difficile perché in quel video dicevo che avrei tanto voluto rendere felici i miei genitori, renderli fieri di quello che ero, ed ero anche molto commossa nel dirlo perché è una cosa che ho sempre pensato. Mi sono sempre vista un po' come la pecora nera e non mi sono mai sentita totalmente... non so come si dica quando ti senti completa con quello che fai, non mi viene il termine adatto, ma spero ci siamo capiti. E mi sono sempre sentita un po' fuori posto nella mia stessa vita, nella società, in tutto. E ho sempre portato un po' avanti questo hobby del web, che appunto è sempre stato un hobby, come nato, come passatempo, così anche è rimasto in gran parte. Ad oggi posso dire con certezza che io sono fiera di me stessa, i miei genitori sono fieri di me, e di quello che faccio sono contenti, mi supportano, e questa cosa mi riempie veramente il cuore di gioia. Ecco, adesso mi viene a piangere di nuovo, non riesco a registrare Buoni Propositi seriamente senza mettermi a piangere, perché sono così sensibile. E niente, sono fiera di quello che sto costruendo, e sembra poco perché dall'esterno magari le persone diranno sì, ma comunque i numeri piccoli, cioè... cosa vuoi fare? E sembra stupido, ma io so cosa sto facendo e alla fine è diventato, oltre che un hobby, una passione che porto avanti su YouTube un po' lentamente, sugli altri social mi sto dando di più da fare sicuramente. È un lavoro, perché io comunque guadagno da questo e è un grandissimo traguardo, perché non ho continuato l'università, sono passati 3 anni, mi sono fatta veramente il mazzo lavorando e tutto è cambiato e sono veramente fiera di me stessa. E se ci sono delle piccole cose di cui posso dire di essere fiera di me, è che adesso, con tutti i soldi che ho risparmiato, io sarò in grado di mettere a posto tutto il mio studio, rifarlo da capo, perché comunque è una vecchia mansarda, quindi vi porterò magari anche con me in questo. Riuscirò a ristrutturarla da sola, con i miei guadagni. E attualmente nella casa in cui viviamo ci sono alcuni mobili che non verranno con noi, di quelli in questa casa, e perché la casa è diversa, è molto più bella e i mobili sono molto vecchi, e ufficialmente tra 2 giorni andrò a comprare i mobili per la mia famiglia e con i miei soldi. E sembra banale, ma per una persona che campa, tra virgolette, di web e che pensava di non riuscire a fare niente nella sua vita, di non poter essere nessuno nella sua vita, è un obiettivo gigante e sembrerà niente, non sarà come Surri che ha estinto il mutuo dei suoi genitori, magari in futuro, magari un giorno, ma sto aiutando la mia famiglia e questa cosa, cioè, li sto proprio rendendo felici con cose di cui magari loro stanno risparmiando per altre cose più importanti. Nel mio piccolo sto riuscendo a dar loro una mano e questa cosa mi rende veramente felice, fiera di me stessa, e non credevo che l'avrei mai detto, ve lo giuro. Tra l'altro, voi non lo sapete, ma tipo 2 o 3 giorni fa mi è uscito su Instagram il ricordo di 3 anni fa di una foto, o di 2, non lo so, in cui avevamo appena raggiunto i 10.000 iscritti qua su YouTube. Attualmente siamo a 25.000, non sono cresciuta tantissimo, ma se dobbiamo prendere una cheat di Lilo e Stitch, questa è la mia famiglia, è piccola e disastrata, ma è pur sempre la mia famiglia, e forse non è neanche detta nel modo corretto, però quello che siete, siamo piccini, siamo un po' disastrati, siamo un po' strani, siamo un po' weird, ma siamo una famiglia e per me conta veramente tantissimo. E appunto, chi mi segue magari su Instagram, perché su Instagram sono molto più attiva, parlo un po' di più con voi, quindi è più facile comunicare con voi, sa quanto tengo voi e quanto il vostro supporto per me sia importante. Un altro obiettivo raggiunto sono i quasi 150.000 follower su TikTok in poco più di un anno e qualche mese, e un mondo, un percorso che non avrei mai pensato che facesse per me,
E in realtà ho trovato la mia strada, sono felice, porto un po' di tutto, riesco a esprimere me stessa, sono molto più costante su YouTube, su questo lo ammetto e giuro che magari con l'anno nuovo cercherò di essere un po' più costante, ma ho voluto dedicare anche tanto tempo a questa piattaforma e i risultati sono stupendi, anche perché io ufficialmente qualche mese fa ho firmato con la mia prima agenzia e quindi lavoro ufficialmente, come se fossi una vera influencer adesso, lavoro ufficialmente con un'agenzia, ho un management, ho dei contatti di lavoro ed è una cosa importante, che sembra piccola ma è molto importante. Passiamo a quelli che sono ufficialmente i buoni propositi di quest'anno e a un piccolo spoiler che avrete avuto nel titolo se non mi seguite appunto sugli altri social, perché lì l'ho già annunciato ufficialmente. Apro il mio canale Twitch insieme ad una ragazza che si chiama Claudia, che è una mia amica party, sono una persona stupenda, e se vi va di seguirci poi inizierò magari tra un mesetto e mezzo quando sarà tutto pronto nel mio studio, ma appunto vi aggiorno sempre su quello su Instagram, quindi mi raccomando seguitelo. Qua sotto vi lascio il link se vi va di supportarci e apro ufficialmente Kali TV Show. Kali perché Claudia più Ali, Kali TV Show perché siamo noi che facciamo il nostro show, la nostra TV, il nostro mondo e lo apriamo a voi. E sarà un mondo aperto maschi e femmine, quindi non pensate che siccome non è una makeup artist, io mi occupo anche di makeup, sia una cosa soltanto chiusa a quel mondo, no. Si parlerà di diversi temi, ci saranno diversi ospiti, diversi twitcher, e veramente stupende tra l'altro, quindi venite a seguirci perché faremo live con un sacco di buonazze. E sarà un mondo un po' tutto nuovo, tutto nostro, ci saranno gameplay, ci saranno just chatting, ci sarà un giorno in cui magari ci faremo i capelli in live, makeup, tutorial, si parlerà di tematiche che magari anche a voi possono interessare, quindi anche qualunque idea voi abbiate scrivetecela anche qua sotto perché sarà sempre un tema ben accetto da approfondire e ci farà assolutamente soltanto piacere. E quindi niente, mi auguro che con quest'anno questo progetto parta, prenda il volo, sarà un progetto un po' speciale di Twitch, perché Twitch ci ha dato fiducia in questo, ci ha dato una partner che sembra poco raga ma è tantissimo, a pacchetto chiuso e ci ha detto ci affidiamo a voi, create, aprite il vostro mondo, portate qualcosa di diverso su Twitch e così sarà, cercheremo di essere quanto più innovative, speciali, particolari possibile e ovviamente ci tengo con ognuno di voi, ci seguo in questo percorso e quindi niente, come buon proposito ho questo progetto Twitch che sarà un grande inizio, si spera il grande inizio di un nuovo mondo, un nuovo percorso su cui faccio veramente affidamento. Mi auguro di poter trasformare questo mio lavoro in qualcosa di sempre più importante, più grande, che mi aiuti sempre di più a poter aiutare la mia famiglia e non voglio tornare a deluderli e questo è un buon proposito, voglio continuare su questa mia strada rendendoli più fieri possibili. Un altro buon proposito è che mi auguro che Alice, Alice del passato, Alice dell'attualità, non cambi mai. Che non si faccia influenzare, non sono una persona malleabile, però non si sa mai, questo mondo è cattivo, molto, strano, particolare, sopravvivere è difficile, bisogna, sembra strano, bisogna stare a galla, e io mi auguro che Alice riesca a rimanere a galla con se stessa, senza mai rinnegare la persona che è, che per me è una cosa veramente importante, perché ci ho messo anni ad essere come sono ora, e chissà, magari un proposito può essere finalmente smettere di trastare le persone sbagliate, di dare fiducia alle persone errate, e insomma, magari essere felice e serena come lo sono stata negli ultimi mesi, perché è stato veramente difficile questo anno. Mi auguro di riuscire a godermi ancora di più la mia famiglia, le persone che amo, perché cosa che ho imparato in quest'anno è che non tutti vivono per sempre e che magari spesso diamo per scontate delle persone in generale, qualunque persone esse siano, e da un giorno all'altro queste persone non ci sono più. E quindi niente, mi auguro di poter vivere fino all'ultimo minuto le persone che amo e non perderle. Poi non lo so, la vita è strana, magari io tra un anno non vivrò neanche più a Torino, chi lo sa, magari avrò fatto grandi cose, grandi progetti, magari sarò sempre qua, sempre io a fare assolutamente nulla davanti a una videocamera.
E sapete che purtroppo in questo video non ho il famoso barattolo che avevamo fatto con i vostri, i miei buoni propositi, perché purtroppo quel vaso adesso non ce l'ho più, e però ho conservato tutti i vostri bigliettini, quelli li tengo cari in un posto segreto, cioè in un mio quaderno di cose importanti, e quelli li porto sempre con me. Sono felice che i miei buoni propositi di 3 anni fa, con magari un po' più di 1 anno di lavoro, si siano realizzati come volevo, forse anche meglio di quanto mi aspettassi. Sicuramente di quest'anno ci sono tante cose di cui sono grata, ed è importante essere grati, perché se voi siete grati emanate un sacco di positive vibes che vi ritorneranno ancora più forti. Sono grata alle persone che ho conosciuto sul web, ho conosciuto tante persone speciali e tante persone bellissime. Sono grata di amicizie un po' strane, particolari, nate per caso, come quella con Asia, Asia Rotella, che voi la conoscerete, che è una persona veramente bella, stupenda, e io mi auguro che con quest'anno riusciremo magari a vederci un po' più spesso, a condividere un po' di più di noi due insieme, anche magari che a voi piace sempre tanto. Sono grata per la mia famiglia, e magari difficilmente ci ho pensato, ma ho una famiglia veramente strana, particolare, ma alla fine, anche quando mi sono sempre sentita un po' fuori luogo, mi sono resa conto che magari ognuno di noi esprime le proprie emozioni, i propri sentimenti in maniera diversa, e magari quando sei adulti capisci un po' di più che anche le persone che magari ti sembra che nella tua stessa famiglia non ti apprezzino più di tanto, in realtà magari lo stanno facendo a modo loro, in silenzio, però sono fieri di te comunque. Sono grata per gli anni di esperienza che ho avuto da Lush, per il lavoro che ho amato e che ho avuto, che mi ha formato tantissimo. Può non sembrare, ma caratterialmente mi ha cambiato totalmente questo lavoro. Stare a contatto con le persone è molto molto difficile e particolare. Sono grata per tutti gli eventi che ho fatto negli anni passati e che spero di poter tornare a fare, di vedervi, abbracciarvi dal vivo con questo anno nuovo. E niente. Sono grata di tutto l'amore e supporto che c'è chi di voi, veramente l'ho scoperto l'altro giorno con un box di domande, è un po' particolare, e molti di voi mi seguono da quasi 4 anni a questa parte, e io sono grata di tutti quelli che sono rimasti, che sono cresciuti, quelli che mi hanno scritto 1 anno e mezzo fa era una tua fanpage, ora sono più grande, non lo sono più, però sono sempre qua per te, ti supporto, vedo ogni tuo video, sono sempre qui per te e sono veramente grata del rapporto che ho con voi. E nulla, questo è il video, e magari per voi non significherà niente, magari non lo vedrete, ma per me è una specie di diario di piccoli obiettivi raggiunti, e ve ne sarò sempre grata. Vi sono grata dal primo momento in cui questo canale è stato creato, fino alla fine in cui questo canale magari un giorno non ci sarà più. E sarò sempre scossante, sarò sempre un po' disastrata, come noi tutti, però non smetterò mai di esservi eternamente grata di tutto questo, perché ovviamente è merito vostro tutto ciò che sto costruendo. Se ti va di condividere un tuo buon proposito qua sotto nei commenti, a me farebbe veramente piacere e ci tengo tanto, quindi se ti va lascialo, non verrai giudicato, non è questo il luogo. E nulla, vi ringrazio e ci vediamo il prossimo anno, sempre insieme. Ciao!